Molto volentieri, si tratta di un'occasione utile a ridosso della conclusione di questo lungo itinerario. In questi mesi, ormai un bel po' di mesi insomma, in cui lavoriamo assieme, devo dire si sono fatti dei passi in avanti importanti a mio avviso, al di là del testo della delega e del contenuto. La cosa che a me pare molto interessante è il passo in avanti faticoso, l'abbiamo visto tutti insieme, insomma, nel sistema di relazioni e nell'idea che questo settore è un settore, ha una filiera con tutte le complicazioni, ma è un settore. Diciamo che sono emerse tutte le questioni, oltre a quelle tecniche, a quelle operative. Innanzitutto è emersa una questione che a me ha incuriosito molto, molta attenzione, e sono contento di aver ascoltato l'intervento sulle RP da remoto che ci siamo inventati, perché emerge la parte industriale, che non riesce ad affermarsi facilmente. L'interpretazione del settore dei giochi è difficilmente percepita dall'opinione pubblica per la dimensione e per la natura industriale e tecnologica che dietro c'è a qualsiasi pezzo, e quindi questo è un primo elemento ed è un elemento che va valorizzato proprio in funzione degli obiettivi di riorganizzazione che ci siamo dati. Ovviamente è emersa anche, come era inevitabile che emergessero, tutte le questioni di carattere culturale, etico, come volete. Questo è un settore controverso con tutte le sue contraddizioni che sono venute maturando in questi ultimi anni, però mi pare che anche su questo abbiamo provato insieme, ovviamente il merito principale è vostro, ma è quello di essere usciti dai luoghi comuni. In un senso e in un altro, no? Di aver evitato le posizioni a prioristiche per cui tutto è bello e tutto è puro, no? O quelle più diffuse secondo le quali tutto è brutto e tutto è male. No, ci sono delle questioni che vanno ritarate, che vanno corrette anche dal punto di vista degli equilibri complessivi. C'è una sensibilità sociale che cambia, della quale bisogna tener conto. La politica deve tenerne conto, ma devono tenere conto anche gli operatori. C'è una condizione professionale che va riconosciuta e rispettata. Abbiamo di fronte degli imprenditori, bisogna proprio esplicitarla così. Voi siete degli imprenditori, piccoli, grandi, medi. Ovviamente gli imprenditori non sono perfetti, no? Ma siete degli imprenditori. E quindi lavoriamo sui limiti naturali che ci sono, ma affermiamo la dignità di un settore. Perché, come ho avuto modo di parlare in più occasioni con alcuni di voi, anche quando si appassionavano al dibattito, ne vedo qualcuno in sala, giustamente mettevano in avanti la loro condizione di dignità, no? che hanno. Ora, se tutto questo è vero, soprattutto il fatto che quindi in questo faticoso percorso abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, beh, guardate, non c'è nessuna possibilità che ci sia una sospensione del decreto. Questo è un buono. Non c'è nessuna possibilità. Voglio essere molto chiaro su questo punto oggi, a beneficio vostro, dei nostri amici della stampa e anche della politica, che se ha delle opinioni diverse le dica. Noi abbiamo alle spalle una delega fiscale, il Parlamento ci ha chiesto, all'articolo 14 della delega fiscale, di riorganizzare i giochi. Noi quindi abbiamo un dovere verso il Paese che è rappresentato dal Parlamento, e il Parlamento ci ha chiesto di farlo e il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una proposta giusta, sbagliata, nel mio piacere, un altro discorso, ma coerente con la domanda che il Parlamento ci ha fatto.
Quindi non c'è nessuna possibilità o ipotesi di sospensione, nel senso cioè di lasciar cadere, no, la delega, come anche io stesso ho letto, a volte non capita di leggere di se stessi senza esserne protagonisti. Voglio però essere chiaro su questo punto, perché è bene che ci aiutiamo tutti a vicenda. Non è un problema se è martedì prossimo o tra 20 giorni, cioè non può essere questo il punto. Non è che se invece di martedì prossimo lo facciamo tra 20 giorni, allora il dibattito diventa, ah, c'è il rinvio, chissà cosa c'è dietro. Sono 6 mesi, 7, che lavoriamo bene, proviamo a portarlo a compimento, se c'è bisogno di 5 giorni in più, utilizzeremo 5 giorni in più, ma non c'è l'ipotesi del rinvio. Voglio anche dire, perché ho letto anche questa cosa anch'io oggi, non è nemmeno un problema se invece se sono 100 articoli o se sono 99 o se sono 67, quello è un problema di tecnica organizzativa. Non è che dietro al fa, allora se non sono 110 ma sono 33 vuol dire che allora è un altro progetto, no, cioè a parte che sono 110, ma voglio dire no, quello che conta è quello che c'è scritto dentro. Quello che conta è se dentro quel testo ci sono le risposte coerenti, ovviamente giusto o sbagliato rispetto a tutta la parte del dibattito, a quello che è l'impegno. Questo è il punto nel quale noi ci stiamo muovendo e ci muoviamo nelle prossime, nei prossimi giorni, perché la delega fiscale, la delega sui giochi è un pezzo della delega fiscale che stiamo portando avanti con grande fatica, ma anche con grande determinazione. Ed è un pacchetto che la cui regia temporale va coordinata. Quindi per questo dico, io non sono affatto preoccupato se domani mattina mi si dice che il testo, che praticamente per noi è quasi pronto, va martedì, venerdì, martedì o va tra 20 giorni, perché c'è il catasto, ce ne sono 7-8 di cose grosse. Quindi non sgonfiamo questo tema, affrontiamo le questioni di contenuto, misuriamoci su quelle. Cioè se c'è da creare un caso, lo si crei, semmai, su alcune questioni di contenuto, così almeno riusciamo a capire le opinioni diverse in campo, perché a volte si nascondono le differenze di opinioni, se ci fossero, non in questa sala, attraverso un artificio, che è quello del metodo, no? Ma il metodo è il metodo, quello che conta in questo caso sono gli obiettivi. Ora, l'obiettivo principale, non semplice, di questa vicenda, come sapete gli operatori e soprattutto coloro con i quali abbiamo potuto discutere più assiduamente, è il cambio di approccio che lo Stato fa, sta cercando di fare, deve fare, è obbligato a fare, ci tiene a farlo. Perché in questi anni, ce lo diciamo con tutta la schiettezza doverosa che dobbiamo avere tra di noi, in questi anni noi abbiamo perseguito un importante risultato di lotta alla illegalità in Italia, con un metodo che è riconosciuto anche negli altri paesi. Il prezzo che abbiamo pagato è stata una diffusione irrazionale dell'offerta. Probabilmente inevitabile, per, non lo so, non voglio dare un giudizio, ma è chiaro che noi oggi cosa affrontiamo? Un successo su un aspetto e dei problemi su un altro. Quindi abbiamo l'esigenza di un cambio di approccio, di mentalità. Ma non solo per questo, perché nel frattempo, come ho detto prima, è emersa una percezione generale, forse in parte anche legata a questa, diciamo, parte irrazionale gestione, che ha messo in moto un dibattito culturale, politico e sociale che va dalle preoccupazioni alla negazione. C'è io, come voi sapete, ho incontrato tutti quelli che potevo incontrare, che hanno dichiarato di voler incontrare il governo, non solo gli operatori ma anche le associazioni, e c'è chi è preoccupato e chi pensa che il gioco sia il male del mondo.
no? Ma una mentalità, diciamo, critica, ecco, uso questo termine prudente, è venuta crescendo. E noi dobbiamo tenerne conto, perché dietro di essa ci sono alcune reali preoccupazioni. Ovviamente, quindi, il tema della salute pubblica in senso lato è un tema che il governo e lo Stato assume nel momento in cui il Parlamento gli dice, riorganizza i giochi, guardate, siccome voi tutti avete letto l'articolo 14, non c'è solo una questione erariale nell'articolo 14, c'è l'idea della riorganizzazione. Tant'è che noi, diciamo un po' ambiziosamente, l'abbiamo chiamato il codice, no? Il nuovo codice dei giochi. Ora, non sfugge a nessuno di voi che è un'operazione non facile, perché innanzitutto il governo, il governo e chi ovviamente nel governo si occupa di questa cosa, si trova, per le ragioni che ho detto, in mezzo a più fuochi. E come succede nelle battaglie moderne, quello che preoccupa di più è il fuoco amico, perché quello nemico lo divide, quello amico, insomma, rischi che nel momento in cui si rilassi, no, ecco. Quindi la discussione non è una discussione semplice, ma la stiamo facendo e l'abbiamo fatta. La cosa importante di questo itinerario, e questo devo dire do volentieri atto e senza retorica in questa sala, come in altre occasioni mi è capitato con altri interlocutori, è che questa complessità, come fatica, la filiera l'ha percepita, cioè non è che l'ha rifiutata. Coglie che c'è questo passaggio di fase, e quindi anche nella filiera è in atto un cambio di mentalità. Noi abbiamo vissuto insieme una vicenda che ci ha fatto anche discutere, no? Che è stata quella di 200 milioni, cioè Curcio, lì, lo abbiamo avuto, no? Ma è stata fertile, perché anche quando, come succede, è normale che succeda, no? La discussione è animata da punti di vista diversi, da interessi diversi che si rappresentano, non resta lì, ma produce dei tentativi di passo in avanti. Prima cosa ha detto Curcio? Ha detto ci abbiamo provato, non ci siamo ancora arrivati del tutto, ma siamo andati molto più avanti di prima. Questo è un lavoro fondamentale che non si concluderà con la delega, perché la delega sarà un passo che può consentire un ulteriore avanzamento in una nuova mentalità anche da parte della filiera. E guardate, se la chiamiamo filiera, vuol dire filiera, vuol dire che dentro ci sono tutti quelli della filiera, tutti hanno un pezzo, una storia, una dignità, poi possono anche litigare tra loro, ma a un certo punto se trovano il punto d'incontro sono filiera, se non trovano il punto d'incontro si spappolano e qualcuno vince, qualcuno perde a turno, perché funziona così, no? E siccome noi, diversamente dal passato, la vicenda dei 200 milioni è stata interessante perché, come la dico banalmente per capirci, finché c'era da ripartire guadagni era più facile, no? Anche, come dire, quando si tratta di ripartire situazioni più limitative è più difficile, quindi maggiori sono le necessità di garanzie, questa esperienza ci può consentire di dire che questo lavoro è stato un lavoro utile. E allora questo salto di qualità io penso che vada concentrato su tre questioni, entrando sulle nostre cose, tralascio tutte le grandi questioni di carattere più generale. Il primo è l'offerta, la razionalizzazione dell'offerta, come abbiamo detto. Il secondo è il tema dei flussi finanziari. E il terzo, l'organizzazione della filiera del settore. Ovviamente sull'offerta, sì, noi abbiamo fatto un'operazione di riduzione per via induttiva, no? Dell'offerta, nel senso che stabiliamo delle regole che riguardano soprattutto gli esercenti stabiliscono una nuova modalità di presenza delle macchine nei bar e nei tabacchi in questo caso, che produrranno ovviamente una riduzione dell'offerta. Contemporaneamente abbiamo il problema di, sapete, cioè il numero massimo delle macchine dentro i locali, i metri per ogni, eccetera.
Contemporaneamente abbiamo il problema della distribuzione del territorio delle sale, delle ghiandole. E anche lì bisognerà trovare un criterio. Ed è forse uno dei punti più delicati, perché è quello che mette in gioco anche l'interlocuzione con gli enti locali, che sono un soggetto presente in questa discussione, agguerrito e volonteroso di essere protagonista di questa vicenda. Stiamo lavorando attorno a un'ipotesi di individuare un criterio di un rapporto tra il numero degli abitanti su un bacino ampio, non direi comunale, su un bacino ampio, numero degli abitanti e numero delle sale presenti, e quindi in questo modo noi creiamo un equilibrio, una volta individuato questo numero, questa proporzione, questo criterio.